Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Siamo, come tutti sapete, su Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, visibile in Puglia, in parte della Basilicata, e ormai non è più una novità, siamo su Viva l'Italia Channel, canale 879 della piattaforma Sky, visibile in tutta Italia, in tutta Europa, nei paesi arabi e nel Nord Africa, ovunque, per portare la nostra voce libera e per essere sempre e comunque al servizio del cittadino. Una puntata in cui nella prima parte ci occuperemo, siamo in Cassa USB, siamo presso la sede provinciale dell'USB di Taranto, siamo in piazza Lo Jucco a Talzano, e parleremo di Ilva e parleremo di polizia locale. E allora, salutiamo subito gli ospiti, a partire da Francesco Rizzo, buonasera, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, Luciano Falvo, che è appunto RSU dell'USB in Ilva, stessa qualifica per Vincenzo Mercurio, ed Angelo Ferrarese, lui è il coordinatore provinciale di Taranto dell'USB per quanto attiene alla polizia locale. Partiamo subito da Francesco Rizzo. Beh, Rizzo, intanto parliamo di questi incontri romani al Ministero. Ci sono questi numeri relativi alla cassa integrazione, si è cercato di ridurre dalle 5.000 unità, però voi come USB avete stilato un comunicato molto pesante dove si dice di fatto per alcuni lavoratori, per molti lavoratori, non ci sarà rotazione e quindi è a rischio proprio la permanenza, la sopravvivenza di certe fasce di lavoratori. Sì, noi abbiamo partecipato all'incontro al MIS, dove alla presenza del sottosegretario l'onorevole Bellanova. La nostra posizione è chiara dall'inizio, noi abbiamo detto no alla CIGS, siamo disponibili ad usare un unico ammortizzatore sociale che è il contratto di solidarietà, non ci fidiamo della CIGS perché la CIGS individua, così come è scritto nella procedura, nell'apertura, cassa integrazione guadagni straordinaria, individua nei fatti i lavoratori che sono in esubero e quindi sarebbe dal nostro punto di vista un clamoroso assist che darebbe il sindacato ai futuri acquirenti che arriveranno sostanzialmente e poi cercheranno di fare il lavoro sporco che come oramai tutti conosciamo. Quindi la nostra posizione su questo è no alla CIGS, disponibilità a parlare sul contratto di solidarietà. Quindi praticamente mi pare di capire che si è cercato in un certo qual modo di mischiare le carte, poi c'è stata anche la questione, magari lo riprenderemo fra poco, sul discorso, mi pare relativamente al tubificio, l'azienda mi pare abbia detto ci vediamo costretti a tagliare il Monte Ure proprio, e quindi la possibilità di poter lavorare proprio perché vi sarebbe, a detta dell'azienda, una diminuzione della produzione, quindi una diminuzione della domanda, ma ne parleremo fra un po' perché è una situazione un po', no, controversa. Passiamo ora a due RSU dell'USB Taranto all'interno dell'Ilva e quindi Luciano Falvo. Lo sciopero che si è tenuto oggi, siamo in registrazione giovedì, uno sciopero riuscito. Quali le ragioni alla base di questa manifestazione? Le ragioni dello sciopero sono abbastanza chiare perché si parla di un reparto magazzini che è colpito praticamente da una cassa integrazione a partire da novembre del 2008 fino ad arrivare ai giorni di adesso in CDS in maniera continuativa. La decisione è stata presa proprio perché i numeri della CDS, dei contratti di solidarietà, praticamente sono stati aumentati all'improvviso senza grosse motivazioni, senza motivazioni validi, chiedendo un maggiore sforzo, diciamo, dei lavoratori che subiscono ormai da 8 anni in maniera continua. Io ritengo siano decisioni del tutto scellerate da parte dell'azienda perché colpiscono sempre gli stessi lavoratori. Quando si parla di magazzino, ci tengo a precisare che si parla di magazzino che... E intendiamo cosa si intende per magazzino. Certo, magazzino è, diciamo... patrimonio aziendale, perché comunque ci sono...
all'interno tanti miliardi che devono essere gestiti, custoditi e soprattutto i magazzini sono praticamente legati alla produzione perché è parte integrante del ciclo produttivo dell'Ilva, in quanto danno ricambi per grandi fermate, per manutenzione ordinaria. E nonostante questo, diciamo, questi lavoratori, noi lavoratori dei magazzini, siamo stati colpiti diciamo, con maggiore forza in questa ultima settimana. Addirittura hanno chiesto di sospendere le attività lavorative per tutti i magazzini di zona del venerdì. Magazzini di zona si intende con i magazzini legati ovviamente a tutti i reparti di stabilimento. Questa è una decisione che noi non abbiamo accettato e a gran voce stamattina praticamente abbiamo scioperato in massa, addirittura siamo arrivati quasi a un 90% di adesioni perché davvero siamo stati negli ultimi anni. Quindi una partecipazione compatta? Compatta, molto compatta, sì, molto compatta perché il 90% è un numero altissimo che non si verificava forse da anni e anni e anni e anni. Soprattutto quando si parla di uno sciopero di reparto. Ok, altro RSU dell'Ilva, Vincenzo Mercurio. Ritorniamo su questo sciopero. Niente, stamattina quando abbiamo scioperato e abbiamo manifestato davanti alle porte di Ilva il nostro dissenso a quello che avveniva nell'Ilva, mi ha colpito, diciamo, il numero massiccio. Questo sta a significare che è un atteggiamento sbagliato da parte dell'Ilva e mi allargo un po' sulla questione perché comunque l'impressione che ci dà l'Ilva non è il fatto di risparmiare per poter arrivare a qualche obiettivo, ma a volte ci dà un'impressione totalmente diversa, risparmiare per non fare nulla, perché comunque dopo tanti anni ancora lo stabilimento lo vediamo cadere pezzi pezzi tutti i giorni. Quindi sembra al nostro occhio, siamo all'interno, che quasi quasi non si sta facendo nulla. E diciamo, a volte ci chiediamo questi sacrifici che noi facciamo, che fine vanno a fare. E oggi è stata, diciamo, una giornata di quelle dove parecchie persone, parecchi operai, unità lavorative, hanno dato sfogo un po' a queste domande che puntualmente non ci vengono date delle risposte. Ritorneremo, tanto ci sono altri giri. E allora ora apriamo una parentesi, prima di tornare da Francesco Rizzo, relativamente alla polizia locale di Taranto. Abbiamo il coordinatore provinciale di Taranto dell'USB, Angelo Ferrarese. Con lei, Ferrarese, facciamo un po' il punto di queste evoluzioni o involuzioni. L'amministrazione Stefano volge al termine e tantissime problematiche sono rimaste così irrisolte. Quali passaggi state ponendo in essere? Allora, come diceva lei giustamente, direttore, ora siamo in un clima, diciamo, di trapasso di fase amministrativa, nel senso che la vecchia amministrazione, senza lasciare rimpianti, lascerà il posto ad una nuova amministrazione. E il posto che lascia, la vacanza che lascia, però è piena zeppa di problemi, iniziando dalla produttività congelata solo per i lavoratori. Qui dobbiamo fare un inciso perché io parlo sia come coordinatore della polizia locale provinciale, ma anche come responsabile del pubblico impiego per quanto riguarda il Comune di Taranto. E sul Comune di Taranto l'amministrazione Stefano lascia solo macerie, lascia vertenze irrisolte, vertenze su cui comunque devo dire USB è entrata, diciamo, a gamba tesa e in un solo anno USB ha costruito ben 3 tavoli di trattativa, poi naufragata, non per colpa certo dell'organizzazione sindacale e dei lavoratori che rappresenta e su questo io penso di poter dire senza timore di essere smentito che USB oggi a Taranto, nel comune di Taranto, è rappresentativo ed è forse l'unica sigla sindacale a cui i lavoratori sempre più si rivolgono. Questo perché è intervenuta nella questione delle progressioni economiche orizzontali
instaurando su questo un tavolo di trattativa, è intervenuta nella problematica dei festivi infrasettimanali della Polizia Locale, a cui ha dato delle soluzioni, a cui i nostri tecnici, io compreso, e io ringrazio sempre poi l'appoggio dell'esecutivo nazionale e il lavoro privato rappresentato da Francesco Rizzo, ringrazio sempre i vertici del regionale e il collega Antonio Lampedecchia. Se per i vigili, per la Polizia Locale di Taranto, siamo riusciti a strappare una mezza intesa su quella che potrebbe essere la risoluzione della festività infrasettimanale. Inoltre siamo intervenuti sulla produttività congelata ai dipendenti comunali, strappando un salvo conguaglio che permetterà, quando sarà sbloccata la stessa produttività dal Ministero dell'Economia e Finanza, di poterla percepire. Ecco, io penso che siamo arrivati sul Comune di Taranto l'anno scorso, e in un anno abbiamo già fatto vedere di cosa siamo capaci, pur rimanendo fuori dai tavoli che contano, okay, anche in maniera antidemocratica. Okay. Bene, e allora Francesco Rizzo, questa questione della vendita dell'Ilva sembra una storia infinita, ma potrebbe cambiare qualcosa? Sì, diciamo che tutti i cambiamenti che stanno avvenendo sono cambiamenti in peggio per coloro che sono le prime vere vittime della questione Ilva, quindi i lavoratori dell'Ilva e i cittadini di Taranto. Perché, come dicevo prima, l'idea che qualcuno, che il governo sta perseguendo, è quella classica idea che pervade il mondo delle industrie italiane da oramai circa 30 anni, che è quella di far pagare il conto delle scusami la volgarità, porcherie fatte, porcate, usiamo un'espressione più delle pesante, porcate fatte dai soliti noti. Se, la Lega Nord parlava di porcellum, porcata, noi non possiamo parlare di porcate visto che non le abbiamo fatte noi. Infatti. Quindi il conto di queste porcate, come dire, hanno deciso di farlo pagare ai lavoratori, ma noi ci opporremo. È chiaro che lo schema che si sta delineando sull'Ilva è uno schema che prevede una fase di transizione, che è quella che stiamo vivendo, con la vendita che si avvicina e da qui a qualche mese dovrebbe avverarsi, ma con tutta una serie di preparativi alla vendita che il governo, tramite i commissari, sta effettuando. Ad oggi è paradossale che ci troviamo in una condizione dove abbiamo vissuto per anni la discussione Ilva sì, Ilva no, Ilva, e ci sono ancora, no, queste posizioni. Però paradossale, oggi, mentre noi continuiamo, come dire, anche a, come dire, a avere dialoghi feroci con altre forze di opposizione al governo, che pochi hanno capito che il governo sta procedendo, oramai siamo arrivati alla fine, qua non si sta più discutendo di Ilva sì o Ilva no, qua si sta discutendo di quanti lavoratori mettere fuori dal processo produttivo, e tra l'altro, come dire, arrecando anche un grave danno economico alla città di Taranto, che purtroppo, dobbiamo dire, non ha, come dire, sbocchi economici alternativi proprio. Sì, c'è un dato che io l'altra sera, poi parlando con un rappresentante dei commercianti, ho ribadito. Letto qualche tempo fa che a Taranto negli ultimi anni hanno chiuso circa 3.000 attività commerciali. Beh, a me piacerebbe mettere in relazione il reddito complessivo dei lavoratori Ilva di qualche anno fa con quello di oggi, quindi in un periodo di crisi. Sostanzialmente si è sensibilmente abbassato il numero dei lavoratori Ilva e appalti, perché non dobbiamo dimenticarlo. Il mondo Ilva, per la stragrande maggioranza dei lavoratori dell'appalto, non esiste già più. L'Ilva è già chiusa da anni, perché ci sono lavoratori storici dell'appalto storico dell'Ilva che non lavorano da 2-3 anni perché le ditte sono fallite a seguito di tutte le vicende che conosciamo. E anche qua il governo non ci ha messo una pezza. Ci sono lavoratori che sono rimasti completamente disoccupati, gente che ha 50 anni, tanti abitanti del quartiere Tamburi, tra l'altro. Questa è la condizione. Quindi
tutto si tiene, però non abbiamo avuto tutti insieme, come forze di opposizione, la capacità, come dire, di prendere un pezzo alla volta e di contrastare quella che è l'idea del governo, che è un'idea, ripeto, complessiva, applicata in Italia negli ultimi 20 anni, che è un po' quella di Alitalia, quella di Piombino, in cui regalo l'azienda ai soliti amici, faccio pagare il conto delle porcate fatte dagli altri ai lavoratori, e purtroppo, come dire, noi ci ritroviamo nella condizione in cui oggi Ilva rischia seriamente di finire nella stessa condizione di Alitalia e di Piombino. Okay. Bene, termina qui la prima parte di Polifemo. Francesco Rizzo ha degli impegni e quindi ci congediamo con lui qualche minuto per gli obblighi pubblicitari e poi saremo di nuovo con voi a parlare con l'USB di Ilva e di Polizia Locale. A tra poco, pubblicità. Bene, rieccoci, seconda parte di Polifemo. Siamo presso la sede provinciale di Taranto dell'USB. Ci stiamo occupando di problematiche dell'Ilva e della polizia locale. Ripartiamo con Luciano Falvo, lui è un RSU USB Ilva. E allora, Luciano Falvo, abbiamo parlato poc'anzi con il vostro coordinatore Francesco Rizzo della Cassa Integrazione, ma c'è l'altra questione inerente appunto ai contratti di solidarietà. Quali prospettive, come meglio strutturare questa situazione? Sì, parliamo allo stato attuale della situazione dei contratti di solidarietà che hanno validità fino al 2 marzo. Secondo, diciamo, noi dell'USB, che lo stiamo gridando ormai a gran voce, proprio per far sì che non si aggravino di più le condizioni economiche solo di alcuni lavoratori, siamo sempre per una rotazione, diciamo, completa di tutto il personale, cioè magari spalmando 24 ore al mese su 10.977 dipendenti in forza, diciamo, nello stabilimento Ilva, magari si andrebbero sicuramente a migliorare delle situazioni economiche del personale che ormai viene colpito costantemente negli ultimi anni, sempre le stesse persone, sempre gli stessi reparti. Questa è una proposta che abbiamo portato avanti anche la settimana scorsa, quando l'azienda ci ha convocati per diciamo confermarci un aumento dei numeri di CDS riguardante tutti i normalisti, la zona, diciamo, reparti di servizio, non di produzione, dovendo, diciamo, fare 5 giorni di contratto di solidarietà al mese. Ovviamente noi riteniamo sempre che sono decisioni prese sul fattore CDS a prescindere, che è la cosa che non condividiamo, anche perché sui riparti che ormai stanno cadendo a pezzi, colpire le manutenzioni, colpire, diciamo, i pronti interventi è la cosa più sbagliata, anche perché i reparti hanno bisogno di essere di avere una manutenzione continua, cioè una manutenzione settimanale, cosa che ormai non avviene più da anni. Bene, con Vincenzo Mercurio, se Mercurio si vuole allacciare al tema trattato da Falvo, e poi dobbiamo parlare anche di sicurezza, perché qui si parla solo di produzione, cioè al governo italiano sembra che interessi solo la produzione, ma qui stiamo parlando di sicurezza e non esiste solo la sicurezza al di fuori dello stabilimento per quanto riguarda le emissioni inquinanti, ma parliamo della vita dei lavoratori all'interno, sì, dell'Ilva. Mi aggancio un attimo al suo passaggio, proprio perché è importante capire alcune dinamiche. Quando l'altro giorno ci ha chiamato l'azienda per informarci del nuovo cambio di assetto e mettere a tutti i normalisti 5 giorni di solidarietà al mese, a un certo punto il ragionamento che ci siamo fatti tutti all'inizio è stato proprio quello che normalmente di primo turno abbiamo delle persone che fanno manutenzione sia elettrica che meccanica nei vari impianti. Quindi avendo un tipo di condizione che noi viviamo tutti i giorni e combattiamo tutti i giorni, di impianti che ormai sono allo sfascio perché sono quasi abbandonati
e carenti proprio di ispezioni, di manutenzione e di quant'altro, anziché aumentare la forza lavoro proprio mirata su questo tipo di lavoro, l'azienda ha pensato bene di colpire e indebolire questo tipo di lavoro, mettendo i lavoratori 5 giorni al mese in CDS. È uno dei punti più forti, no? del nostro rinnego a questa posizione dell'azienda. Nonostante abbiamo dato delle giustificazioni, comunque l'azienda procede normalmente a questo tipo di dinamiche. Questione sicurezza. Questa è proprio una questione di sicurezza, proprio perché le manutenzioni su quelle macchine che sono ormai trentennali e obsolete hanno bisogno di molta più manutenzione, proprio perché comunque le macchine ormai sono quasi, diciamo, si stanno sfarinando, diciamo, no? Usiamo questo termine. Capita spesso, per dire, io faccio un esempio giù a Ima, dove sto io, che magari tante volte vedi che cade un pezzettino di ferro, un qualcosa dalla gru, proprio perché, diciamo, le manutenzioni sono scarse e non abbiamo soprattutto neanche i pezzi di ricambio per quelle gru, proprio perché l'azienda si giustifica dicendo non abbiamo soldi, non possiamo comprare i pezzi di ricambio. Quindi si vive, io come lavoratore vivo tutti i giorni con la paura se ritorno a casa o meno, e non è bello. Non è poi bello affrontare tutti i giorni. Poi avvengono le tragedie, si piange, si fanno i cortei e siamo pure... Perché magari mille volte ci può andare e bene, poi quella volta basta fatale. Una volta che non va bene. E allora, tanto poi ritorneremo, ci abbiamo un altro giro. Angelo Ferrarese, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB per quanto riguarda la polizia locale e il pubblico impiego all'interno del comune di Taranto. Ecco, facciamo una carrellata di problematiche. Forse rischiamo di essere ripetitivi, ma qui non è questione di essere ripetitivi. Il problema è che le questioni non vengono risolte. C'è, secondo me, un problema che è il problema dei problemi, che è appunto l'organico, che numericamente è assolutamente insufficiente. Sì, dice lì giustamente, direttore, il problema più feroce tra tutti è proprio la carenza del personale. E su questo l'Unione Sindacale di Base è da sempre stata promotrice sul comune, da quando è nata. Io ricordo che siamo nati, diciamo, come pubblico impiego sul comune di Taranto nel 2016, di una campagna massiccia di assunzioni, sempre nelle more di quelle che sono le risorse economiche destinate, tenendo conto che poi c'è stato anche lo sblocco del decreto Madia per quanto riguarda le assunzioni proprio nel settore della polizia locale. Su questo noi abbiamo fatto una battaglia diciamo feroce che ci ha premiato, in quanto l'amministrazione ha richiamato in servizio 8 vigili a tempo determinato e ha promosso poi un bando di concorso per numero 2 agenti di polizia locale che molto probabilmente saranno poi un attimo ampliati come numero di posti, quindi pensiamo, queste sono almeno le intenzioni dell'amministrazione prossima a questo punto che verrà, di ampliare sempre nelle mura delle disponibilità economiche questo numero di posti. E l'altro problema grosso che attanaglia la polizia locale, che è strettamente correlato all'organico, è la sicurezza. Anche su questo tema USB è in prima fila nell'avvertenza per l'orario di lavoro. L'orario di lavoro, ricordo a tutti, che purtroppo secondo la legge Brunetta è di podestà di pertinenza del datore di lavoro, in questo caso del comandante. Noi abbiamo eccepito che oggi con i numeri che abbiamo, pensiamo 28 persone al reparto mobile viabilità, è impensabile tenere il personale del reparto mobile viabilità in servizio in una città, diciamo, problematica come Taranto fino alle 21:30.
E quindi abbiamo contestato questa decisione e proponendo, su questo però noi non abbiamo, perché la Brunetta ha nel pubblico impiego in buona sostanza precluso la contrattazione per quanto riguarda questi tipi di problemi e sono di pertinenza del comandante. Abbiamo chiesto al ribasso per il personale del reparto mobile viabilità l'orario unificato alle 21. Ok. Bene, ora qualche minuto per gli obblighi pubblicitari e poi la terza parte di Polifemo, sempre con gli amici dell'USB, perché stiamo parlando di temi molto ma molto caldi. Parliamo di privato e parliamo di pubblico. A tra poco. Bene, rieccoci, siamo in casa USB, nella sede provinciale dell'USB di Taranto, terza parte di Polifemo. Ci stiamo occupando di ILVA e di pubblico impiego. E allora, Luciano Falvo, RSU USB all'interno dell'ILVA, voleva dire qualcosa, mi è parso di capire, a proposito della questione sicurezza all'interno dello stabilimento. Sì, ci tengo a sottolineare sempre gli aspetti, a parlare di aspetti di sicurezza, anche perché, come diceva accennato prima il collega, ormai manca proprio la manutenzione ordinaria degli impianti. Noi ci troviamo di fronte ogni giorno a problematiche in vari impianti, acerie, AFO, cocherie, teninastri, ovviamente di lavoratori che vengono, come dire... Carne da macello. Sì, perché praticamente si trovano ad effettuare delle lavorazioni in condizioni di forte rischio. Nonostante la segnalazione fatta ai preposti, diciamo ad alcuni preposti aziendali, diciamo parliamo di azienda, loro insistono nel dover comunque svolgere queste attività. Un caso su tutti, Teninastri 1, che ci sono dei lavoratori che chiedono di lavorare in sicurezza, avvisano diciamo tra virgolette i preposti insistono nel comunque svolgere quell'attività, poi ovviamente siamo costretti a intervenire noi, ma costretti nel senso che una volta che viene spiegato all'attività che diciamo ci sono delle difficoltà per svolgere l'attività, è il primo, il preposto che dovrebbe intervenire per non farla svolgere. Noi interveniamo a sospendere tutte le attività ovviamente non in sicurezza. Ma ormai sono all'ordine del giorno, perché riceviamo davvero decine e decine di chiamate all'ora, non diciamo nelle 8 ore lavorative. Ci tengo a precisare che lotteremo con tutte le nostre forze per far sì che la sicurezza sia il primo obiettivo, sicurezza e salute siano i primi obiettivi da rispettare in futuro. Nel presente, nel presente, si nel voleva futuro. Riallacciare, sì. Mercurio. Per quanto riguarda la sicurezza in Ilva possiamo parlare per giorni interi, di esempi ne abbiamo tutti i giorni e costantemente siamo impegnati sulla sicurezza dello stabilimento, anche perché parliamo dove la mattina a volte, spesso e volentieri, vengo chiamato dai lavoratori perché manca addirittura la carta, manca il sapone, cioè gli elementi più base, no? Diciamo che dovremmo trovare a nostra disposizione. Del minimo, che poi quanto vale, quanto costa? Cioè, ma non è che stiamo parlando, pochissimo. Un'inezia. Diciamo, parliamo di un'azienda di tale dimensioni che la mattina, no, ti trovi con certi problemi che a volte sei anche imbarazzato nell'esporre, perché comunque parliamo di cose banali. Però manca proprio diciamo un'impronta diciamo di un dirigente che debba fare il proprio lavoro, perché tante volte abbiamo le difficoltà pure nel spiegare che alcune situazioni che noi andiamo a constatare che non sono in sicurezza a volte ci vengono contestate perché sembra che noi guardiamo altro. Proprio perché hanno questo tipo di impronta. E quando abbiamo questi scienziati di commissari che sembrano quelli scesi dall'Olimpo? Guardi, io è parecchio tempo che non li vedo sui reparti.
addirittura diciamo se a volte io alcuni neanche li conosco, faccio l'RSU da qualche mese e ancora non ho visto neanche uno all'interno dell'ILVA. Quindi mi è veramente difficile parlare con lui che gestisce, quindi immagina quanto sia difficile avere diciamo, no? anche una contrattazione. Sì. Ritorniamo da Angelo Ferrarese. Ferrarese, vorrei, così parliamo di pubblico impiego, parliamo di polizia locale, il rapporto con i dirigenti. Si diceva prima, le macerie che lascerà questa amministrazione in eredità alla prossima sono proprio i dirigenti. I dirigenti in questa amministrazione hanno fatto solo e soltanto quello che diceva, che si diceva a Palazzo di Città, che, o meglio, che gli si veniva detto di fare a Palazzo di Città. Questo ha portato a un clima generale di delegittimità delle regole che USB, da quando è nata sul Comune di Taranto, sta cercando di far rispettare. Il dirigente nel Comune di Taranto, tranne qualche caso virtuoso, non applica come dovrebbe la legge che purtroppo noi combattiamo, ma che c'è e che è il decreto Brunetta. Arbitrariamente discrimina dei lavoratori, anzi delle lavoratrici in maternità, arbitrariamente assegna, soprattutto in questo periodo, poi io sto vivendo sulla mia pelle di sindacalista il dover correre da un punto all'altro del comune perché è scoppiato drammatico il caso delle schede di valutazione che, fatte senza criterio e regola, danno in buona sostanza proprio il quadro di quello che è il Comune di Taranto per quanto i dirigenti. I dirigenti applicano la legge sulle schede di valutazione in maniera arbitraria, senza ottemperare al ciclo previsto della performance, senza chiamare il valutato in colloquio rispettando la privacy. Perché? Perché oggi sul Comune di Taranto non tutti, ma buona parte dei dirigenti percepiscono un lauto stipendio, lauto indennità, senza fare poi in effetti quello che dovrebbero fare i dirigenti. Con il comandante della Polizia Municipale come vanno i rapporti? Ma il comandante della Polizia Locale... Volte... esposto tante problematiche. Ma il comandante della polizia locale anche lui è ostaggio di questo schema, perché in buona sostanza, poi c'è da dire anche un'altra cosa, che è naturale che quando i dirigenti si trovano a dover colloquiare, anzi a doversi scontrare con una realtà sindacale come quella nostra, che è una realtà conflittuale, antagonista del potere padronale, è logico che loro trovano difficoltà. Però una volta che passata diciamo, la tempesta, si instaura un dialogo quantomeno civile e recepiscono che noi abbiamo anche proposte oltre che conflitto, perché il conflitto lo facciamo per i lavoratori contro il loro arbitrio, e il comandante diciamo, è proprio il prototipo di questa categoria, ecco, di dirigenti. E poi far Ferrarese, c'è un altro aspetto che sollevammo in una precedente puntata di Polifemo con voi, la questione salariale, stipendi da fame. Sì, infatti, questo è un altro inciso, è un altro problema gravissimo che purtroppo si sta estendendo in tutta la regione, in quanto questi dirigenti ossequiosi a quelle che poi sono le direttive dell'amministrazione, ogni amministrazione, tendono a rendere le strutture che dirigono strutture intorno, quindi calendarizzando le domeniche, rendendoli giorni feriali come un altro. In questo caso cosa succede? Succede che le domeniche e i festivi infrasettimanali vengono pagati come un giorno di lavoro qualunque, ma il problema, il dramma qual è? Che naturalmente tutte le amministrazioni, soprattutto quelle pugliesi, ma anche per esempio a Napoli, stanno adottando questo regime salariale. Lecce non paga i vigili la domenica e il festivo infrasettimanale. Bari fa eccezione, ma Napoli lo fa, e rimanendo nella regione lo fa anche Martina, perché anche su Martina, io poi saluto diciamo, i colleghi
di Martina e gli iscritti USB di Martina, perché lì siamo anche lì entrati in quella realtà, ma stiamo entrando in tutte queste realtà della polizia locale. Coordinatore provinciale, sì, quindi Taranto e i comuni del Tarantino. Sì, sì. Proprio grazie a queste problematiche, a queste grosse vertenze salariali che vedono poi depauperare lo stipendio di un dipendente comunale in divisa, perché questo noi siamo, io specifico a tutti, di circa rendendolo in buona sostanza uno stipendio miserevole. E allora è tutto per questa parte, ringraziamo Luciano Falvo, RSU Ilva, RSU USB Ilva, l'altro collega con la stessa qualifica, Vincenzo Mercurio, Francesco Rizzo lo abbiamo avuto nella prima parte, e poi un saluto ovviamente ad Angelo Ferrarese, coordinatore provinciale di Taranto USB, pubblico impiego e polizia locale. Ora ce ne andremo in pubblicità, al rientro avremo altre due parti. Polifemo, come sapete, si occupa anche di temi di attualità e abbiamo voluto seguire un convegno importantissimo, la giornata nazionale appunto sugli stati vegetativi. Ci spostiamo in un ambito completamente diverso, quello appunto della medicina, quello della neurologia, quello della riabilitazione, quello della questione etica sugli stati vegetativi. Siamo stati infatti a Cassano Murge presso l'Istituto Maugeri, dove si è tenuto un importantissimo convegno con personalità di alto profilo scientifico, alto profilo istituzionale, ma anche con tantissime innovazioni tecnologiche, strutturali, per alleviare le sofferenze dei pazienti in stato vegetativo. Pubblicità.